Ciao a tutti ragazzuoli, oggi di che cosa si parla? Oggi vi parlo dell'importanza dello scrivere. Tant'è che ho qua il mio taccuino, il mio moleskine, non lo so come lo chiamate voi, il mio sketchbook, non lo so come lo chiamate voi. E scrivo davvero tanto, a dir la verità, e volevo condividere questa cosa con voi, no? Perché mi sembrava anche giusto e doveroso farlo, dato che si chiama vlog, quindi vlog è raccontare storie e raccontare anche se stessi, quindi chiaramente volevo anche condividere questa cosa qua con voi. L'importanza dello scrivere. Perché è davvero importante scrivere? Perché scrivere fondamentalmente dà un'idea chiara di quello che vogliamo andare a realizzare. Più o meno. Cioè, se siete come me, più o meno, nel senso che so, io sono una persona che scrivo davvero tanto, cioè, notate, ed è ancora da finire comunque. Ho tutto quello che riguarda la fotografia, tutto quello che riguarda la mia vita, qua dentro c'è tutto. C'è tutto, c'è molto di più qui dentro che nel mio telefono. Cioè, per farvi capire, io scrivo davvero tanto. Perché preferisco scrivere ancora a carta e penna, non a matita, e no con il telefono, magari, che so, con le varie app di appunto tipo Note o OneNote o robe di questo genere. Ma per un semplice fatto, perché se tu scrivi fai più forza su quello che è il tuo pensiero. Se tu scrivi a mano, fai molta più forza su quello che è il tuo pensiero. Questo è il mio personalissimo consiglio e idea. E perché fare più forza su quello che si scrive? Perché davvero bisogna fare più forza? Bah, per tre principali motivi. Il motivo numero uno è che effettivamente quello che tu scrivi rimane. E puoi andartelo a rileggere quando vuoi. Su un iPhone, magari sul telefono che avete, su uno smartphone, non si può fare una roba del genere, perché una roba del genere, magari, che so, perdete i dati, c'è un backup e magari quel backup lì, l'ultimo backup che avete fatto, non vi salva le cose, non vi ha salvato magari determinati appunti che avevate preso, quindi è sempre molto rischioso. Io consiglio sempre un Moleskine, questo l'ho pagato parecchio, perché la Moleskine, ragazzi, si fa pagare, e non poco, però è quello, credo che sia la carta migliore per la scrittura, perché è davvero una bomba, cioè la carta migliore che produce, ce l'ha non lo solo loro. Vi lascio comunque il link in descrizione per se volete comprarlo per le vostre idee folli, perché bisogna essere folli, come diceva un grande chiamato Steve Jobs. Quindi motivo numero due è perché nella scrittura ci può aiutare, in qualche modo ci aiuta, in qualche modo noi riusciamo a capire effettivamente, guardando e sforzando la mano, sforzando per modo di dire, ma sforzando quel nostro strumento che è la mano e la nostra penna, riusciamo a concentrarci di più. Io almeno mi concentro molto di più e sono molto più produttivo scrivendo a carta e penna. Sono sinceri. Le applicazioni le uso, non mi ci trovo. Sono sincero, non mi ci trovo per niente. Le applicazioni sono proprio una cosa che per me, le applicazioni per segnarsi le cose, tipo Trello, potrebbero andare comunque in fumo. Io questo qua comunque ce l'ho sempre con me, in qualsiasi posto io vada c'è sempre lui c'è sempre. Non è personalizzato, è semplicemente nero, c'è un sacco di colori, tra l'altro fighissimi, uno più bello dell'altro. Io però nero perché mi piace di più, perché è più elegante. Comunque il messaggio che vi vorrei mandare è proprio questo qua. Numero 3 ed è l'ultimo, e che nella fotografia, se vi viene l'idea che, secondo voi, perché comunque la fotografia è una cosa personale, è una trasposizione di quello che siete voi, è un quello che siete voi che lo buttate su una foto, è un quello che avete voi per comunicare, quella forza di comunicazione che c'è soltanto nelle vostre foto, c'è soltanto in quella forma di comunicazione, di arte e di grande espressione, che era appunto la fotografia. Quindi nella fotografia potete scrivervi tutto quello che comunque vi passa per la testa, cancellarlo, riscriverlo. Avete una creatività qui che è senza limiti, cioè la creatività che c'è su uno sketchbook del genere
è totalmente diversa rispetto a magari, che so, una qualsiasi agenda tech, tra virgolette, chiamiamola così, qualsiasi applicazione, app o comunque questo genere che effettivamente dà questa libertà di creatività. Ragazzi, io vi ringrazio se siete arrivati fino a qui, io vi ringrazio, spero di non avervi annoiato. Nei commenti scrivetemi la vostra sullo scrivere, perché per me è davvero importante saperla. E tocca di qua se vuoi iscriverti, oppure tocca di qua se vuoi vedere il mio ultimo video. E noi ci vediamo, dove annuncio la Fuji X-H1. E noi ci vediamo domani con un nuovo video, che in realtà esce già oggi, ma va bene. Va bene, dai, ci vediamo domani, dai. Bella.